Benvenuti a tutti. Do lettura della lettera ricevuta dal Nunzio Apostolico in data 26 aprile 2024. Eccellenza, mi reco a premura di comunicare all'Eccellenza vostra che il Santo Padre ha nominato vescovo titolare di Termini Imerese ed ausiliare della sua arcidiocesi il reverendo Alfonso Raimo, suo vicario generale. La notizia del provvedimento pontificio sarà resa pubblica alle ore 12, le campane, di martedì 30 aprile 2024 e fino a quel momento deve rimanere, come è noto, subsegreto pontificio. Profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio dell'Eccellenza vostra devotissimo Emil Paul Cardinal Cerrig. Con queste parole l'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi ha annunciato che il Santo Padre Papa Francesco ha nominato Don Alfonso Raimo, attuale vicario generale della nostra arcidiocesi, vescovo ausiliare della stessa. L'ultima nomina di un vescovo proveniente dal clero salernitano risale a più di 25 anni or sono. Il 23 maggio del 1998, infatti, fu Monsignor Michele De Rosa ad essere nominato vescovo di Cerreto Sannita, Telese e Sant'Agata dei Goti. Prima di lui, Monsignor Gioacchino Igliano e Monsignor Gerardo Pierro furono nominati rispettivamente, l'uno vescovo della diocesi di Nocera-Sarno l'8 agosto del 1987, l'altro prima vescovo della diocesi di Tursi-Lagonegro nel 1981 e in seguito arcivescovo della nostra diocesi. La nostra diocesi ha già avuto un vescovo ausiliare nel 1968, quando Monsignor Guerino Grimaldi per 3 anni fu prima ausiliare di Sua Eccellenza Monsignor Demetrio Moscato e dopo essere stato vescovo di Nola dal 1971 al 1982 divenne coadiutore di Sua Eccellenza Monsignor Gaetano Poglio, al quale, come può avvenire solo per i vescovi coadiutori, succedette. Vescovo ausiliare è un vicario generale ordinato. Io fino ad ora sono stato un vicario generale disordinato. non è soltanto un aiuto, è un aiuto, ma possiamo dire di pari dignità episcopale. Va sottolineato il termine vescovo, poi ausiliare, cioè la cosa che cambia è il fatto che entra nella successione apostolica, quindi è un vescovo come lo sono io, come anche come sono i cardinali, per cui questo è il dato ontologico fondamentale. Ausiliare in quanto appunto non ha la responsabilità ultima di governo di una diocesi, che rimane a me, ma lui è lo stretto collaboratore, come lo era già, però ora attraverso anche la sua nuova dignità. Il vescovo ausiliare è di per sé vicario generale, quindi sì, ha una comunque responsabilità sulla totalità della diocesi, non su alcuni settori. Ecco. Quindi è una responsabilità condivisa con me su tutta la diocesi. Poi lui mi rappresenterà anche nelle occasioni così ufficiali, solenni, sia da un punto di vista liturgico e sia anche pastorale. In genere. Dovrò lasciare la cura pastorale di un lembo della diocesi, ma questo significa che non cambia il rapporto con le persone e con i sacerdoti della diocesi, perché in questa dimensione adesso episcopale sento maggiore responsabilità nei confronti dei sacerdoti della diocesi, così come avviene per l'arcivescovo, e quindi maggior impegno nella cura delle relazioni, nella ricerca della comunione con i sacerdoti della diocesi. Il codice di diritto canonico prevede che per necessità pastorali vengano nominati uno o anche più vescovi ausiliari
di fatto, come appunto a Napoli esistono tre vescovi ausiliari e anche in altre diocesi. Da noi la richiesta è motivata, direi, anzitutto per la grande vastità del territorio, che anche porta delle specificità, perché appunto, come veniva ricordato, è una diocesi che è il frutto dell'unione di tre diocesi, quindi Salerno, Campania, Cerno, e sono anche realtà un po' distinte, e quindi comunque il territorio è grande, le parrocchie sono tante, e a volte, ecco, è difficile poter rispondere sempre positivamente alle tante richieste che vengono sia da parte dei sacerdoti sia da parte anche delle istituzioni. Fra l'altro io sono impegnato ora nella visita pastorale, quindi di fatto, almeno per quasi 2 anni, ancora tutti i fine settimana ampi, cioè già dal venerdì, io sarò sempre impegnato in una comunità, e quindi però ci sono altre celebrazioni, altre richieste, quindi la presenza, ecco, di un successore degli apostoli, appunto un vescovo come il vescovo ausiliare, diciamo, può rispondere anche alle tante richieste che ci vengono rivolte. Don Alfonso Raimo, nato a Calabritto, in provincia di Avellino, il 2 luglio del 1959, ordinato sacerdote e incardinato nell'arcidiocesi di Salerno Campania Cerno il 18 marzo del 1990, sia negli anni della sua formazione sia successivamente negli anni del suo ministero sacerdotale, ha coniugato insieme la dimensione diocesana con l'attenzione alla realtà della missione universale della Chiesa. Specializzatosi negli studi di teologia della missione, pur svolgendo l'incarico di parroco prima a Lancusi, poi a Deboli nella parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, ha per molti anni collaborato ricoprendo diversi ruoli dal 2001 al 2015 con la Fondazione Missio, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, nato per sostenere e promuovere la dimensione missionaria della comunità ecclesiale italiana. A Eboli ha fondato la scuola di dialogo interreligioso e interculturale che presiede e attualmente è anche professore di teologia della missione presso l'Istituto Teologico Salernitano e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno. È significativo, ecco, che Don Alfonso abbia in sé, proprio nel suo DNA, questa attenzione alla missionarietà e anche al dialogo, perché fondatore e presidente di questa scuola di dialogo interreligioso e da sempre, insomma, lui è in ottimi rapporti con la comunità musulmana, con le altre comunità anche cristiane, quindi credo, ecco, che la sua figura risponda anche a quel desiderio del Papa di avere dei pastori che sanno entrare in relazione con le persone, anche con chi magari non direttamente fa parte della comunità ecclesiale. Il dialogo è l'unica via percorribile oggi, non ce ne sono altre. Il dialogo comporta anche il coraggio di incontrare la diversità e di riconoscere la ricchezza nella diversità. È un tempo nel quale è facile generare conflitti e suscitare contese e fare soprattutto della religione un motivo di scontro. Per cui io certamente continuerò, abbiamo ottimi rapporti anche con l'arcivescovo, con tutti i rappresentanti religiosi presenti sul nostro territorio, a partire dalla comunità musulmana, ma le altre confessioni cristiane, c'è un ottimo rapporto e si cerca anche di perseguire degli obiettivi comuni, momenti, come dicevo, di incontro, eventi programmati ma finalizzati alla conoscenza, perché crolli il clima di sospetto che in questo tempo sta generando dolorosi conflitti non solo all'estero ma anche qui in Italia.